8 uomini al comando, ora cominciano ovviamente anche le fasi di studio, non ci sono possibilità di ulteriori, di altri rientri, il discorso è limitato a questi 8 uomini. Cominciano a controllarsi, adesso siamo in un tratto in falso piano, ricomincerà la discesa, vedete adesso Simone Ponti, corridore bresciano, campione italiano tra gli under 23, così come Giovanni Visconti, perché come abbiamo detto non solo è riuscito a conquistare due titoli tra i professionisti ma anche tra gli under 23. È ancora Visconti che è costretto ad andare a chiudere su questo tentativo di un uomo della BMC, lo rivediamo adesso lo scatto. Santa Romita. Ivan Santa Romita con Visconti che non può assolutamente permettersi di cedere neppure un metro, non può permettersi neppure la più piccola indecisione, non deve aspettare che siano gli altri ad andare a chiudere. Da ora fino alla fine ce ne dovremo aspettare a ripetizione, a raffica, di attacchi di Santa Romita e di Sant'Ambrogio. Eccola qua la discesa, Alessandro Ballanna sta aspettando il momento giusto per sferrare un attacco. Siamo a Valverde, l'ultimo dei 7 comuni etnei attraversati da questa prova del campionato italiano. Eccolo, l'attacco di Ballanna. Attenzione adesso ad Alessandro Ballanna che prova ad anticipare i tempi e il suo può essere uno scatto in grado di fare davvero molto molto male. Con Bailetti che prova ad andare a ricucire sul campione del mondo di Varese 2008. Ballanna mette in fila il gruppo dei battistrada, ha guadagnato una quindicina di metri, non di più, di vantaggio con Bailetti che è andato a chiudere, che sta andando a chiudere su di lui portandosi sulla sua ruota anche Giovanni Visconti. 6 chilometri all'arrivo. Niente da fare, è andato a vuoto questo allungo. Convinto mi sembra di poter dire fino a un certo punto questo attacco di Ballanna, Davide. Sì, anche secondo me. Siamo in un tratto in discesa, sempre Bailetti che va a riprendere Ballanna. A Visconti va bene così, che qualcun altro provi ad andare a chiudere, perché altrimenti non può resistere fino alla fine rispondendo a tutti gli attacchi. Radio Corsa annuncia in questo momento 4 chilometri all'arrivo. Le possibilità, Davide, considerando che mancano 5 km poco più alla conclusione per Simone Ponzi, andando a scorrere un po' i vari componenti di questo gruppetto. È abbastanza veloce Simone Ponzi, poi sai, vabbè che oggi non è una corsa di 250 km, sono solamente tra parentesi 208, è stata una corsa impegnativa perché questo circuito come vedete ha fatto una bella selezione. In un arrivo del genere, ripeto, il favorito rimane Giovanni Visconti, però sono tre corridori della BNC e quindi bisogna vedere come ci si arriva al finale. Bravo. Però vedi, Visconti sa benissimo che quando parte un BNC, se non va nessuno in 2 secondi deve essere lui. Lui ci deve essere. Sempre Ivan Santa Romita. Siamo ancora in questo tratto in discesa, strada bella, larga. Parte ora Simone Ponzi e Visconti risponde anche su di lui. Adesso deve guardare indietro perché ha paura di un attacco da parte di un altro corridore. Vedete, bisogna avere occhi che guardano avanti, occhi che guardano dietro. Si beve anche. Capisci che questo può essere il momento buono anche per l'ultima sorsata. Per l'ultima sorsata di acqua Giovanni Visconti, perché qua anche la minima distrazione rischi di pagarla a caro prezzo. Torna Ballan là in testa con Sant'Ambrogio e Santa Romita. Ricominciano ora le fasi di studio. 2 chilometri alla conclusione. Parte Caruso. Giampaolo Caruso sulla destra e ancora una volta è Visconti che va a rispondere all'attacco di Giampaolo Caruso. Ora, da ora in poi, ogni tentativo può essere quello buono. Si ferma subito Giampaolo Caruso. Stiamo entrando nel centro storico di Aci Catena. Si preoccupa soprattutto di quello che succede dietro Giovanni Visconti. Attenzione al nuovo attacco della BMC.
Ivan Santaromita. Sempre con Santaromita che si sta sacrificando per Sant'Ambrogio e credo di poter dire ancora di più per Ballano. Tra i tre il più veloce è Sant'Ambrogio e quindi forse è quello che cerca di tenere energie per una possibile eventuale volata. Un lavoro ai fianchi impressionante quello della BMC che può sfruttare la possibilità di tre uomini e Ballan adesso, nuovo attacco di Alessandro Ballan con Visconti e Sant'Ambrogio si ferma però ancora una volta Alessandro Ballan sembra quasi stia facendo un po' le prove generali per quello che chissà potrebbe essere l'attacco buono. Ancora Caruso, no, ci ripensa. Ci avviciniamo all'arrivo. E vi ricordo che nell'ultimo chilometro, subito dopo il passaggio sotto lo striscione dell'ultimo chilometro, la strada torna a salire con una pendenza leggera, siamo intorno al 4%, ma è una pendenza costante. Da lì fino al traguardo, dai meno 800 metri fino al traguardo. Ultimo chilometro, ultimi 1000 metri di questa prova del campionato italiano sulle strade di Turi d'Agostino, sulle strade di Aci Catena. Ultimo tentativo per Alessandro Ballan, ma da ora in poi non si possono più fare le prove, da ora in poi si fa sul serio con Alessandro Ballan che ha cercato lo scatto, non si è fatto sorprendere Visconti, ora prova di nuovo Giampaolo Caruso. Pozzovivo con Pozzovivo, poi Sant'Ambrogio e Visconti. Vedete Sant'Ambrogio alla ruota di Visconti, poi Bailetti e Ponzi. Davanti a Visconti, Ivan Santaromita. Attenzione anche a Bailetti che stava cercando di prendere la posizione migliore. Siamo ad una volata ad 8 per questo campionato italiano. Ivan Santaromita. Con Santaromita che ora è in prima posizione alla sua ruota. Giovanni Visconti e poi Ballan. Santaromita in prima posizione, è una volata in pratica tra Visconti e Ballan. Parte adesso Giovanni Visconti che è in prima posizione, Giovanni Visconti nella sua Sicilia alla ricerca del bis tricolore, Giovanni Visconti che va a conquistare il bis anche nel 2012, la porterà lui la maglia di campione italiano, il bis di Giovanni Visconti, l'ultimo era stato nel 93 e nel 94 Massimo Potenzana, la vittoria per tutti i significati, Davide, forse più bella sulle sue strade, nella sua terra, nella sua Sicilia, la vittoria forse più bella di Visconti. Una vittoria meritatissima perché Giovanni Visconti è stato davvero forte, nell'ultimo giro è riuscito a parare tutti gli attacchi portati soprattutto dagli uomini della BNC, prima la squadra è stata fenomenale e Giovanni Visconti per il terzo anno nella sua Sicilia vince la maglia tricolore. 2007, 2010, 2011, queste le stagioni magiche nel segno della maglia di campione italiano per Giovanni Visconti che oggi davvero ha fatto qualcosa di grande, un numero vero e proprio l'anno scorso a Conegliano, oggi una vittoria sempre con un numero ma nata e interpretata soprattutto in maniera diversa perché oggi ha usato le gambe, ha usato il cuore ma ha usato anche e soprattutto la testa. Non ha sbagliato nulla, atteso l'ultimo giro anche perché è riuscito ad usare al meglio i compagni di squadra, sono stati fenomenali tutti quanti, vorrei ricordarne due, Oscar Gatto e Mazzanti, poi nell'ultimo giro ci ha pensato lui ed è riuscito meritatamente a vincere questo tricolore. Questa emozione l'ha sdraiato sull'asfalto di Aci Catena, se l'è davvero voluta godere fino in fondo Giovanni Visconti, quasi un attimo per restare da solo con la propria emozione.